Eccoci qua, partiti per questa nuova avventura a due canne, Extreme Combat della Tubertina a sinistra, Maver Goblin Storione sulla destra, due canne eccezionali, telescopiche, velocissime da montare. Teleferica molto molto semplice sulla sinistra, con l'aggiunta del piombo a perdere, uno spezzone di 0,25 finale, e sulla destra una classica montatura bandiera a trave solidale direttamente sul filo madre, sempre col piombo a perdere, sempre 0,25 e si parte. Per questa avventura ho portato solo lui come vivo, l'ultimo sciarano che mi è rimasto. Ma i protagonisti veri saranno loro, i calamari. Il morto, 5 calamari, della grandezza più o meno di una spanna. E si parte così. Eccolo qua, il protagonista di questa mattinata, il calamaro. Doppio amo, uno di testa, uno di coda. Soluzione, come si fa tante volte per la traina, due ami, uno stopperino in caso dovesse partire per non far battere un amo contro l'altro, e si parte. 6:20 e finalmente si parte. Temperatura perfetta, mare perfetto. A destra il morto, calamaro, e a sinistra il nostro sciarrano. Teleferica contro fondo tradizionale. Davanti a noi un'alma meravigliosa d'inizio maggio. Cosa sembra disturbare il nostro calamaro? Giustamente la testa e i tentacoli sono una parte sicuramente sensibile di questo innesco, che richiama l'attenzione anche di pesciolini, saraghetti e quant'altro, quindi i movimenti potrebbero essere anche quelli, ma le murene e i gronghi sono dietro l'angolo. Tanto che sono qua che aspetto, mi sono già preparato un altro calamaro, sempre due ami. 0,60, tanti doppiano i terminali, ma oggi vado giù di filo diretto. 7:30, ormai il sole davanti a noi, qualche vibrazione sul nostro sciarrano, il che fa pensare che qualcosa lo sta andando a disturbare e che comunque è ancora vivo dopo un'ora. Adesso andrò a controllare il calamaro e continuiamo. Dopo un'ora in acqua è così che ci torna il nostro calamaro, completamente sbrindellato. Questo ci fa capire che comunque tanti pesciolini sono sotto, ma ci si continua a provare. Sette e mezza, tutte e due le canne rilanciate, sono qua di fianco a loro. In questa pesca, a differenza della surf casting, della pesca di fondo tradizionale, è tutto più pesante, tutto più lento, terminali più spessi, montature più spesse, tutto più faticoso, grandi piombi, grandi esche, grandi pesi, tutto molto più lento, grandissime attese. Questo è il rock fishing. Ho rilanciato, ho invertito adesso l'ordine. Sulla destra terrò la teleferica. Lo sciarano stava bene, l'ho rilanciato. L'ho fatto riscorrere sul madre. E sulla sinistra il calamaro intero. 7:30. Adesso aspettiamo un'altra ora, un'ora e mezza. Vediamo un po' come va. Incrociamo le dita, amici. 8:30.
una serie di tocche sulla nostra Goblin, sul morto, e arriva lei, una murenona gigante. Adesso la slamiamo e la ributtiamo in mare. Approfittiamo del tempo d'attesa per continuare a montare le nostre esche. Sono esche complesse da montare, due ami che monto sul momento, che necessitano tempo, quindi utilizziamo il tempo a disposizione per continuare a montare le nostre esche, sempre con gli occhi vigili sulle canne, mi raccomando. Ore 9, il cielo sopra di me si sta annuvolando, speriamo che non piova, anche perché in questi posti prendere un'armata d'acqua per poi fare delle belle risalite non è proprio il massimo. Io ne approfitto per salutarvi e ringraziarvi per continuare a seguire le avventure di Surfcast in GBT Liguria. Quest'anno, dopo tanti anni di pesca, ho preso un anno per dedicarmi a un nuovo obiettivo. L'anno scorso è stato Branzino, quest'anno sarà il Dentice, un obiettivo, come abbiamo visto, molto molto più complesso, che ci sta portando e mi sta portando verso nuove avventure, nuovi modi di pescare che ho modo di conoscere dopo tanti anni di pesca. È comunque un modo per mettersi alla prova, molto più muscolare, molto più faticoso. Ma è anche bello così nella vita, cambiare un po' e imparare cose nuove, confrontarsi con altri pescatori e via dicendo. Canne rilanciate, sempre sulla mia destra la teleferica con lo sciarrano che sta molto bene, continua a essere vivo, l'ho appena rilanciato, e sulla mia sinistra un calamaro intero. Si continua, amici. 9:30, dopo qualche tocchettina su il calamaro, ho deciso di controllarlo, completamente devastato. Piccolo dettaglio tecnico, quando ho recuperato la canna era incagliata, fortunatamente il nostro piombo a perdere, la nostra montatura, ci ha salvato la pelle, perché come vediamo lo 0,25 si è tagliato e mi ha permesso di portare a casa tutta la baracca. Adesso cambio il terminale, monto un altro calamaro e si riparte. Mother Goblin contro Extreme Combat. Due canne che nascono per la pesca allo storione, alle carpe, ai siluri, in acqua dolce, che possiamo tranquillamente riutilizzare, tranquillamente per modo di dire, anche perché sono canne molto impegnative, molto pesanti, per la pesca a rock fishing. Io mi trovo molto bene perché sono telescopiche, potentissime, mi permettono di lanciare piombi esagerati, esche esagerate, cioè pensate quando un piombo da 150 a 200 grammi aggiungiamo un calamaro intero, diventa una cosa veramente improponibile. Il nostro calamaro appena lanciato inizia già a avere i primi Purtroppo, insieme sussulti. a qualche tocchettina del nostro calamaro è partito anche la teleferica e il nostro povero sciarrano è stato sbranato da qualcosa che ha tagliato di netto il 50. È un filo un po' sottile per pescare in scogliera, ma quando si pesca col vivo magari dà un attimino un po' più di naturalezza all'esca, che sennò rimarrebbe con un cavo praticamente d'acciaio. Peccato perché ho aspettato, aspettato finché non l'ho visto partire, poi ho afferrato e tum, un colpo secco è partito. Non sapremo mai che cosa è stato. Allora, quasi le 10, esche finite, il povero sciarrano, unica esca viva, è stato sbranato di brutta maniera. Ultimo calamaro, ultimo lancio, voglio fare un tentativo. Su questa canna ho praticamente fatto un solidale con un trave a bandiera e voglio tenere sulla seconda la mia teleferica e fare calare piano piano il calamaro. Nel frattempo sta mangiando anche sull'altra canna, così probabilmente pescheremo con una canna sola. Vado velocissimo verso la Goblin, ma purtroppo stesso finale di prima. Questa volta però
maledetti, sono riuscito a tagliare uno 0,60. Questo qua è uno 0,60 tranciato di netto, tagliato come un cutter. Quindi eliminiamo la goblin, lasciamo solo le stream tubertini con la teleferica e facciamo filare, come esperimento per la prima volta, un'esca morta, il nostro calamaro su teleferica. 10 minuti di numero in acqua. La nostra teleferica con un calamaro intero, 0,60, 2 ami, 5 fratto 0. Sono riuscito a portarla fuori dall'incaglio senza perdere il piombo, tra l'altro. Era qua sotto, pam, botta fortissima, si vede che ha strusciato contro qualche scoglio, non so se era una murena o quant'altro. Saltata anche questa. Questo ci fa ben pensare che nelle prossime battute dedicate alla ricerca del dentice dovremo applicarci sui terminali doppiati. Quindi prossimamente terminali doppiati. E anche la nostra ultima esca è partita. Quindi eccoci qua. Sono quasi le 10:30. Abbiamo visto, come spesso accade in spiaggia, non riusciamo a finire le esche, dei vermi, non sappiamo come fare. Questa mattina uno sciarrano, 5 calamari sono partiti in poche ore di pesca. Una cosa un po' surreale, ma nel rock fishing questo è altro. Qualche spunto nuovo, qualche esca nuova, qualche spunto di riflessione, soprattutto sui terminali, come abbiamo appena visto, ci applicheremo e nella prossima puntata probabilmente vi farò vedere anche come montarli. Io vi ringrazio per continuare a seguire il canale. Mi raccomando, continuate a iscrivervi. Noi ci vediamo alla prossima avventura.